È una sfida vinta perché è un grande segnale di ripartenza, di rigenerazione, di vittoria rispetto alle difficoltà, però è anche un segnale di inclusione perché il percorso che noi stiamo facendo è anche di inclusione sociale, di coinvolgere associazioni importanti del territorio e oggi si è manifestata anche la volontà da parte dell'artista, anche nostro, da parte dell'altra Napoli, di lavorare per dare un'opportunità a Simone, il ragazzo che è stato autore di questo gesto. Noi dobbiamo lavorare per fare in modo che, diciamo, che da questo episodio nasca insomma un'opportunità. Ecco, io credo che questa è la bella Napoli, la Napoli che lavora, che si impegna, che lavora in positivo, che cerca di aiutare le persone. Ci sarà una vigilanza che è più intensa rispetto a questa cosa e poi è molto importante che diciamo una città come Napoli, che è una città che ha tanto turismo, ha tanta bellezza, abbia anche degli attrattori che consentano di valorizzarla alle tante persone che vengono dall'estero. Quindi è un segnale positivo che guarda al basso, all'alto, a quella che deve essere il futuro della nostra città. Un'occasione qui particolare di far rinascere questa Venere che era stata incendiata. E con l'incendio, che è il fuoco, abbiamo ritrovato un ritorno verso all'origine di questo fuoco, che è una scintilla. E quindi pensiamo di portare l'economia che può nascere da questi stracci, un'economia che vuol dire che ogni straccio diventa un euro, qualche euro che viene donato per ridare vita alle persone che vivono male nella società, e far vivere meglio le persone che stanno male nella società. Se stanno meglio le persone malate, le persone che hanno bisogno, di riflesso stiamo meglio anche noi. Il miglior egoismo è l'altruismo. Far bene a chi ha bisogno, di chi ne ha bisogno, porta poi un ritorno di bene che è inimmaginabile, straordinario. E quindi l'egoismo dell'altruismo. Questa è un'opera che porta all'altruismo. L'altruismo vuol dire il noi, non solo l'io. Ognuno di noi è un io, ma un io che unito agli altri fa il noi. Il primo desiderio è quello di vederla rinascere, certamente è per quello che ho deciso di offrire l'opera. Io personalmente, quella di prima che è stata incendiata, è stata offerta dalla società, ma questa l'ho offerta io alla società. Grazie. Non incontrerà il ragazzo? Io mi trovo davanti a questa persona come posso trovarmi davanti a ciascuno di voi, perché ciascuno di noi e di voi può avere dato fuoco a questa Venere, ma non siamo noi. Io voglio quella persona che l'ha fatto. E quindi quella persona che l'ha fatto ha una ragione, io voglio conoscere questa ragione. Io la prima cosa che farei è un grande abbraccio, dopodiché possiamo anche guardarli, possiamo anche tacere, ma dobbiamo fare un abbraccio. Ci può stare.